Ciao a tutti, sono qui a fare un secondo video sull'AOC U3477PQ perché a distanza di circa 2 settimane dalla pubblicazione della recensione ho ricevuto diverse domande riguardo il backlight e sulla presenza di aloni gialli su una schermata bianca. Questo perché più che altro alcuni utenti che hanno l'LG 34M95 che ha il medesimo pannello hanno riscontrato questa anomalia. Ora io vi faccio vedere che utilizzando questo software una schermata bianca è pressoché perfetta, almeno per questo esemplare. E faccio presente che ho installato il profilo colore che è presente sul sito Extreme Hardware e la retroilluminazione è impostata a 10 per avere più o meno le 120 candele su metro quadro. Per una schermata nera invece il backlight è particolarmente buono. Dico particolarmente buono perché il formato da 34 pollici 21 noni è ovviamente uno dei più svantaggiati da questo punto di vista. L'uniformità è abbastanza buona e forse si vede giusto un pochino di bleeding nell'angolo in basso a destra. Ora, il formato così particolarmente wide può incorrere nel problema dell'IPS glow, ovvero quel bagliore che può essere percepito verso gli angoli all'aumento dell'angolazione. Cosa che è più semplice riscontrare quando si è più vicino ovviamente al display. Adesso all'incirca la camera è a 80 cm dal display, quindi diciamo una condizione più o meno ottimale di utilizzo. E ovviamente più si è distanti e meno si incorre nel problema dell'IPS glow. Io spero che almeno questo video sia stato d'aiuto per alcuni e per Extreme Hardware è tutto, un saluto da Andrea.